Giorno 6 ragazzi, anche per il filtro in casa Marvel, riprendiamo dopo qualche giorno di stop la nostra ricerca del primo posto tra, in questo mega, mega challenge Marvel, a tema Marvel. Abbiamo le arti marziali di Gamora, sì, brava nel corpo a corpo, la forza di Drax interessante, ma c'è Hulk, Thanos, insomma, c'è di meglio. L'intelligenza di Iron Man ottima, la magia di Wanda interessantissima. Però abbiamo il gene mutante di Professor X e tanta roba. Adam Warlock come rigenerazione, abilità innate di Capitan America non ci interessano. La tech di Black Panther interessante, ma neanche troppo. Makari come Speed degli Eternals, se non ricordo male, e il Cosmic Power di Mantis, buono ma eccezionale. Qui direi di tenerci il gene mutante del Professor X. Ia, mannaggia. Questa è stata una girata incredibile, abbiamo la rigenerazione di Deadpool che è ottima, Odino come forza, fortissimo, l'intelletto di Mr. Fantastic, grandissimo personaggio, forse più intelligente di tutti di questo filtro, e il Cosmic Power di Silver Surfer. Allora, sul Cosmic Power possiamo provare a sperare che esca Arishem, anche se skippare Silver Surfer sarebbe un problema, però mi butterei su Mr. Fantastic perché secondo me non c'è nessuno più intelligente di lui. Mentre gli altri potenzialmente potremmo migliorarli. Allora, arti marziali di Athena, buono. Forza di Shulk, buono. Magia di Eva, rigenerazione ancora di Deadpool, le abilità innate di Punisher, la tech di Modok, l'uscita dalle Valchirie, della Valchiria, il Cosmic Power dell'aiutante, insomma, di Thanos. Qui sono indeciso tra Deadpool e Hela. Hela che mi piace molto come potere magico e scelgo lei. Arti marziali, Iron Fist è il suo pane. Forza di Hulk, difficile a skippare. Deadpool ancora come rigenerazione, abilità innate di Falcon e tech di Nebula, la sorella di Gamora. Rescue come speed non ci interessa, e c'è Cosmic Power che è uscito ancora Silver Surfer. Non so se è il caso di rischiare ancora un giro sul Cosmic Power sperando in Arishem e prendere la forza di Hulk o portare a casa Silver Surfer. Rischiamo, dai, prendiamo Hulk. Ci sta. Anche Icaris non è male come Cosmic Power, però. Arti marziali, Moon Knight, buono, abilità innate di Okoye, non è male, tech di War Machine, la rigenerazione di Hulk è tanta roba, e la velocità di Quicksilver, che però secondo me è la migliore in questo caso, quindi tengo lei. Qui non è stata una grande girata, ragazzi. Direi di buttarci sulla regen di Adam Warlock, perché Killmonger. Non mi fa impazzire. Capitan America non mi piace come abilità innate. Nebula non è malissimo come tech. Cosmic Power lascerei perdere. Quindi andiamo sulla regen di Adam Warlock. È la terza volta che esce Silver Surfer, raga, dobbiamo tenerlo. Qui abbiamo capito che Arishem non esce più. Anche perché tanto a sto giro tenevamo lui o le tech di Modok. Silver Surfer, dai. E non è male. Attenzione, perché qui abbiamo le tech di Ultron. E si vanno a prendere per forza, anche se anche le arti marziali di Shang-Chi è un peccato lasciarle lì. È un vero peccato. Però vabbè. Abilità innate di Yelena o arti marziali di Daredevil. Prendiamoci Daredevil e chiudiamo con Okoye come abilità innate. Allora, breve recap e poi prediction e vediamo dove siamo arrivati. Abbiamo arti marziali di Daredevil, forza di Hulk, intelletto di Mr. Fantastic, magia di Yelena. Gene mutante del Professor X, rigenerazione di Alan Warlock, abilità innate di Okoye, tech di Ultron, velocità di Silver e di Quicksilver, scusatemi, e Cosmic Power di Silver Surfer. La squadra è ottima, non è da podio per me, non è sicuramente da primo posto né da podio. Prediction, quinto, sesto posto. Sesti, infatti. C'è qualche punto debole qua e là, insomma, questa squadra che è migliorabile, però di per sé non è andata malissimo, si poteva andare molto meglio, però con le estrazioni che ci sono state, secondo me abbiamo fatto quasi il massimo.
Non lo so, raga, come sempre fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, cosa avreste fatto di differente rispetto alle mie scelte e noi ci vediamo al prossimo video.